Una signora, come tu sei, una signora, ecco, non si abbassa a fare queste scene, plebè, con una cameriera. Ecco, vai di là e aspetta. Guarda che io però sbircio dalla porta. Sì. E sento tutto. A sbirci e senti insieme un vero talento. Vai, 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 vai. Calma, calma, calma. Io dovrei pensare, cagionare. Santi lumi, Augustine, allora, quel mio caffè. Mondo.
il tappezziere con le tende da staccare, il garzone del pollarolo col pollo che volete a pranzo. A proposito, chi lo spenna? Io no, c'ho paura. Ah! E il pesce che avete fatto comprare per cena, io non so chi ve l'ha venduto, ma vi hanno imbrogliato. Mia madre diceva sempre, il pesce è come l'ospite, dopo 3 giorni puzza. Ecco il vostro caffè. Finito? Sì. No, calma, calma, serenità, calma e serenità, e calma, e serenità. È una ciofeca! Non è di vostro gusto? No, non è questione, questa è una ciofeca al di là dei gusti. E va bene, se non vi piace non bevetelo, nessuno vi obbliga. Anche questo è un ragionamento. Augustin, Augustin, ti debbo parlare. No, 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 signore, che parlare, parlare? Ho da fare in cucina. Il mio dovere l'ho fatto, il caffè ve l'ho portato, se non vi piace. Prendetemela col caffè. No, no, logica vuole, è vero che io me la debba prendere con chi il caffè non sa farlo, Cartesio. Sì, adesso vado a lezione all'accademia. Oh. Augustin, voglio che mi ascolti. Va bene, dite. Dico. Oh. Cos'è che devo dire che ho dimenticato? Ah, ecco, ecco, dunque. Avremmo deciso io e mia moglie. Ah! Che c'è? Vostra moglie è morta. Ma no, signore! Mi ha detto di pulire le finestre. Scusate, signore, me lo direte un'altra volta adesso? Ho da fare, devo andare in cucina. No, che non vai, ma fermati, fantesca! Fermati! Ma puoi stare su quella scala che avrei l'artetica? Oh. Dunque. Ma come l'hai fatto questo caffè? Cosa ci hai messo dentro? Ma quello che avete detto voi, caffè macinato. Barattolo di ferro. Barattolo di ferro. Sullo scaffale in alto. Sullo scaffale in alto. A destra della stufa. A destra della stufa. A sinistra della stufa. Tra i vostri ciclamini e il gelsomino. Quello è concime. Per i fiori. Ah, voi dite? Amico, Ma scusate, signore, ma io che posso saperne? Sta in cucina, è marrone. È marrone. Va bene, lasciamo perdere. Augustine, sì. Mi spiace dirti che... Che? 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 Voi avete detto che? Sì. Sì. Quando? Adesso ho detto che io. Ecco, tu appunto, dico, spiace dirti che tu ti sei già sistemata nella tua stanza, no? Perché, io... signore, mi volete cambiare di stanza? No, non è questo, è un altro discorso. Ah, scusate, mi bussano alla porta, vado a vedere chi è. Sono impossibile fare, non riesco a fare questa cosa. Sarai anche tanto bravo a scrivere libri, ma non sai mettere 3 parole in fila. Ecco, adesso le metto 3 parole in fila. Devi andare via. Dove vuoi che vada? Vai un po' a fare delle compere, vai. Compra un bel mazzo di tulipani. Mi fanno schifo i tulipani. Invece a me piacciono tantissimo. Un bel mazzo di tulipani, grande, lo prende, vero? Per il tuo Denis che ti ama tanto, su. Quando torno non la voglio ritrovare. Non lo troverai mai. Ti do tempo, un quarto d'ora. Mi basta molto meno, ma vai, però vai. Vai! Ecco, una è andata, prendiamo l'altra. Messie, c'è un vostro collega, Messie D'Alembert. Ha una faccia, pare che ha visto un morto. Lo faccio passare? No, 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 io prima ho da finire con te. Finire? Devi! È urgente, c'è un fatto importante. Tu mi devi ascoltare. Oh. Hai bevuto? No. Ah,
e vai di là e bevi, bevi, bevi parecchio, vai di là. Però tu fai presto. Faccio presto, ma tu vai là, bevi, capisci? Sì. Bevi, fate gli sciacqui, vai, e bevi. Oh, dunque, allora, Austin, cara Fantesca, io voglio essere sincero con te. Ah, sì, signore, dovete, perché mia madre lo diceva sempre. Che cosa, che cosa diceva tua madre, cosa? Signore, mia madre, donna del popolo, presidendola a Saint-Denis, ma aveva una testa, certi pensieri. Per esempio lei diceva: poco se mi considero, molto se mi confronto. È profondo. Ah, modesta, mica come certa gente che conosco io, che si dà un sacco di arie, si crede chissà chi solo perché c'ha la casa piena di libri, che... Sorvolo. Sì. Ecco, mia madre diceva che la sincerità è un vanto. E infatti, questo è il punto che... E lì ti prego, la situazione è seria. Sì, ho capito che è seria, ma tu hai bevuto qualcosa? No. Ah, bevi questo caffè. È particolare, fatto in casa. Grazie. Ecco, bevilo tutto, vai, vai, vai. Dunque, che cos'è che diceva tua madre? Ecco, signore, mia madre diceva che è sempre meglio dire tutto. E infatti c'è una cosa che voglio dirvi. Tu a me. Sì, io a voi. Io, vabbè, sentiamo, sentiamo questa cosa, sentiamo. Allora, dunque, signore, la salsa di pesce che mi avete chiesto di fare, io non so farla. Ecco, ecco, questo tu hai toccato il cuore della situazione. Questo è il busillis, grazie. Io ti ringrazio di questa chiarezza, è vero? Perché questa è la teoria secondo la quale io ti debbo licenziare. Licenziare? Sì, signore, ti spiego la teoria. È molto semplice. Puoi capirla anche te. Tesi, io ti ho chiesto una salsa di pesce. Antitesi, la salsa di pesce tu non la sai fare. Sintesi, io ti debbo licenziare. No, signore, non è così. Allora? No. Tesi, io la salsa di pesce la so cucinare. Antitesi. Ma le cose che chiedete voi filosofi sono troppo strane. Sintesi. Io ci ho provato, ci ho riprovato, ma non ci riesco. Ma scusate, ma si è mai visto qualcuno che voglia un arrosto color bronzo? No. Oppure una zuppa color del rame? E meno. E allora come posso fare a farvi una salsa dorata? Austin, cara, cara Fantesca, tua madre hai detto che era una pescivendola. Pescivendola a Saint-Denis. A Saint-Denis. E anche a Saint-Denis l'orata è un pesce. Voi dite? Dico, salsa de orata. Salsa de orata. Sintesi. Vieni, vieni, ti prego, ti scongiuro. Vieni, tu mi devi ascoltare. Ma che hai bevuto? Caffè. Ah, ecco. Vai di là e mettici sopra del rosolio, sì. Così, tanto così del sì. Rosolio. Poi basta, capito? Però tu fai presto. Faccio presto il rosolio così, vai, 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 ti arrivo. Ecco. Così ho perso il posto. Questi punti. È per la salsa de orata? Sì, no. No, sì, no. Ho capito, ho capito, è per il caffè. Ma nemmeno. Però scusate, signore, io ci provo, ci provo, ce la metto tutta. Ma stare in cucina non è il mio
questo mestiere. Ah no? No. Io facevo la... Non capito bene l'antico. La... Trice. No. Oh no, no, povera cara. Tu facevi la meretrice. La meretrice? Sarebbe la puttana. Ma no, signore! Io facevo l'attrice! Un'attrice! Tu sei un'attrice! Sì, signore, recitavo, ma giuro, ho smesso! Cioè, tu non sei una cameriera, tu sei un'attrice! Ma tu guarda il paradosso! Qui è questione di vita o di morte! Se tu non mi stai a Vi ha detto di aspettare fuori! Siete sordo? Scusate! Per non morire di fame, ero finita a recitare in certi teatri, uno peggio dell'altro. Spettatori che ti buttano un rospo tra i piedi. Ragazzini con le canne da pesca per tirarti su le sottane, e se la commedia finisce male, attori accoltellati. Tante volte è meglio. L'ultimo teatro dove ho recitato è bruciato 10 giorni fa. C'è rimasta solo l'insegna. La mattina dopo ero lì, mezza intontita, a guardare quel mucchio di cenere nera. Ho sentito dietro di me una voce. Forse un angelo. Ah, a fare la serva guadagno 10 franchi al mese. Ma capite, signore? 10 franchi al mese, io 10 franchi non l'ho mai visto in tutta la mia vita. Così mi sono detta, basta. Basta, 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 basta. Basta. Io la serva non posso fare. Ma sempre meglio la serva che... No, 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 no. Perciò, signore, se voi mi licenziate, io sono rovinata. Augustine! Ma tu adesso mi sei Perché qui siamo spacciati? Siamo spacciati! Siamo spacciati, Augustine, e quel cuore che gronda sangue, devo dirti, devi andare via. Oh, signore, ma voi non potete rovinarmi. Siamo rovinati. Siamo rovinati. Io, te, l'enciclopedia, tutti rovinati. Ah, ma sei ubriaco. È il rosolio. È troppo. Entra, va. Signore, scusate, potrei restare come sguattera. Ecco, in cucina, giuro, non metterò più piede. Né in cucina, né altrove. La nostra rovina sarà quel libro. Ah, ecco, ecco, potrei farmi da segretaria. Che ne dite? Tenere a posto i libri. No, signore? No, no, no. Andranno a zappare la testa. Ah, ecco quello che ci vuole per voi. Una buona giardiniera. Tenere in ordine il giardino. Augusti, c'è un solo particolare. Quale? Non teniamo giardino. Va bene, signore, non fa niente, ma ci sono i fiori. Io potrei occuparmene mattina e sera. È tutto per colpa di quel maledetto Volte. Devi andare via. Voltaire. Vedi, quelle voci erano vere, tutte vere. Hai detto Voltaire. Ho detto Voltaire. Voltaire? Ma io lo conosco, Voltaire, signore. Uno spaventapasseri. Io so tutto di Voltaire. Un montato. Una parrucca piena di boccoli. Sembra una pecora. E poi ride. Ride sempre. Ma che avrà da ridere? Se non mi licenziate, signore, io posso aiutarvi. Se non mi licenziate, io vi posso raccontare perfino quante piume ha nel... nel guanciale. Ah, ecco. Io gli feci la posta per mesi. Poi finalmente un giorno fui ammessa alla sua presenza. Sì. Io lì, in piedi, a recitargli i suoi versi. Oh, 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 oh. E questi cosa sarebbero?
i versi di Voltaire. Versi sciolti. E lui sul suo lettuccio, contornato dai suoi cagnalene, con gli occhi chiusi, secondo me dormiva. A un certo punto, con una di quelle sue risatine, mi fa: ah, voi sareste perfetta per un teatrino da fieva. Capite, signore, a me un insulto all'arte. E così, fine della storia e addio. E così, fine della storia e addio. Va a fare i bagagli. Ah, ve ne pentirete, signore. Va a fare i bagagli. Ma mettetemi alla prova. Datemi 10 minuti. 10 minuti e io mi invento qualcosa per salvarvi. Ho passato la vita a inventarmi la vita. Augusti, sono costretto a ripetermi, va a fare i bagagli. Peccato, signore, e lo dico per voi, non per me. Oh, allora. Billy, pare che lo stia scrivendo veramente quel libro. Sì, sì, tu vuoi dire Candido. Candido non era un'invenzione. E come lo sai? Ho qui il primo capitolo, scritto di suo pugno. Ah, e come fa a essere in mano tua? Gliel'hanno... rubato. Guardare me, io non l'avrei mai fatto. E chi è stato? Chi è stato? Si dà il caso che una cara amica... Amica sua? Amica mia. Ah, amica tua? Sì, a casa di Voltaire. Amica tua? Sì. Voltaire dava una grande festa. Ah, e mentre Voltaire faceva la festa, la tua amica... No, cioè, mentre la tua amica gliela dava a Voltaire la festa... No, ne vedi. Ti ha sottratto i manoscritti. Sì, la prima pagina. Ah. E già se la prende con tutti. Con chi? Con la guerra. Vabbè, questo bene. Con la chiesa. Anche questo... Eppure con me. Vabbè, anche questo... Ma pure con te. Con me? Sì. Se la prende con me? Con tutte e due. Con i filosofi. Con la filosofia. Con la filosofia. Sì. No. Senti che scrivi. Sì. Dentro quel castello... dentro quel castello, c'era un bel... Ma è in versi o in prosa? In prosa. E allora perché batti il ritmo? Vai avanti, vai! Dentro quel castello dove Candido cresceva, maestro Pangloss era il filosofo di turno e insegnava scienza, metafisico, teologico, ateo, gastronomica. No. E il suo principio fondamentale era che nulla al mondo potrebbe andare meglio di come va. Infatti, gli occhiali si infilano perfettamente sui nasi, i calzini perfettamente sui piedi, la somma dei mattoni fa perfettamente tutti i castelli, quindi questo è il migliore dei mondi possibili. Non è possibile. E come no? Non è possibile. Dico, non è possibile. È possibile, sta scritto qua. E questa è la caricatura di un filosofo. Verremo messi alla gogna. Sì. Esposti al pubblico ludibrio. E l'enciclopedia. E l'ho messa tutta sullo scaffale in camera da letto. Ci vuoi pure incartare le frittelle? Ah sì, sì, allora capisci che questa è una manovra, Jean. Questo è un complotto. E io sono certo che dietro tutto questo ci sta anche... Ho capito, non dire quello. No. Abitano tutte e due lì fuori Ginevra. Se fosse vero siamo morti. Insieme, capì? Contro di noi, ecco. Però si odiano. E chi può dirlo? No, come chi può? No, sono io che dico, chi può... è retorico, non c'è nessuno di là che ti risponde. Sono io che dico, chi può dire che cosa loro stanno escogitando alle nostre spalle? Anzi, più ci penso e più ne sono certo, capì? È così. Un'alleanza? Sì. Fra Voltaire? No. E Rousseau? No. Ah, Rousseau! Oh, no. Ma io l'ho conosciuto Rousseau, signore, quando recitavo. Un tipaccio, sempre grigio, non parla, riglia. Una volta mi ha detto, non ti voglio fra i piedi, donna. Ecco, e adesso te lo dico anch'io. Non ti voglio fra i piedi, donna. Ma scusate, signore. Ma dove la trovereste una cameriera che sa tutto di Rousseau e anche di Voltaire? Mia madre diceva... Ah, è una cara ragazza, ma c'ho sempre questa madre in mezzo. Dà fastidio, è vero. Non mi serve tua madre adesso, serva quello che serve a me adesso.
magari anche dentro casa di Voltaire. A spiare cosa dici? A guardare cosa scrivi? Guardare cosa scrivi? E quanto lo paghereste questo mago? Una sprapasita. Qualsiasi cifra. Qualsiasi cifra. Il doppio che ha una cameriera. Anche il triplo. Anche il quadruplo. 100 franchi. Se non di più. Cento franchi anticipati, signore! Vanno benissimo! Agostino, Agostino, io non ho tempo per scherzare con te in questo momento, ma vedi che ci abbiamo i casi nostri! E poi se torna, mi piacotti e prima! E ti trova! A te ti ammazza! E va bene! Ma a me mi spacca la testa! Io sono un pensatore e lui lo sa! Ma signore, ma io parto per Ginevra! A spese vostre! Voi pagate e io penso al resto! Ma questa chi è? Una cameriera che non è più una cameriera, perché era un'attrice che non è più un'attrice. E quindi chi è? Una fornaia, forse. No, una puttana. Perché no? Una marchesa. Anche. Signore, io ho ancora con me il mio bagaglio. Parrucche, cappelli, costumi. Mia madre diceva, prima o poi tutto viene buono. Ma scusate, non volevate qualcuno che andasse a casa di Rousseau? E poi una gran dama che arrivasse fino nei salotti di Voltaire, sapere tutto del Candido. E allora, che problema c'è? Una parrucca, un po' di trucco e voilà, io ci sono. Un'infiltrata in casa di Rousseau. A guardare cosa scrive, a spiare cosa dice. E magari pure dentro i salotti di Voltaire. A guardare cosa scrive, spiare cosa dice. La nostra salvezza per 100 franchi. Facciamo 200, messie. Facciamo 200, messie. Quando può partire? Quando può partire? Fra una settimana. Fra una settimana. No, è tardi, 300 franchi. No, è tardi, 300 franchi. Parto fra 3 giorni. Parte fra 3 giorni. No, 400 franchi. No, 400 franchi. Vabbè, parto domani mattina, fate preparare la carrozza. Parto domani mattina con la carrozza? No, 500 franchi. Ma sono soldi miei. Però parte prima. È vero, non ci pensavo. 500 franchi. 500. 500 franchi e non se ne parli più. 500 franchi. Sto partendo, messieurs. Auguratemi buon viaggio. Il mio Jacques vi ringrazia.
domattina a colazione. Punto. Ma vi avverto, due punti. Non ha un buon carattere. Punto. È tutto. Tutto. Punto. Therese. Buona giornata! Qualunque cosa scopri, vienimela a dire! Shark!
Mia madre diceva: ogni pazienza ha un limite. E voi che siete? È qui che abita Jean-Jacques Rousseau? Ditemi di sì, eh? Infatti, che c'è? E allora mandatelo a chiamare subito, perché c'è qualcuno che spara di sopra tetto. Spiacente, non posso. Perché? È Rousseau che spara. Ma volete scherzare? Non vuole scocciatori. Ma è lui che mi ha dato appuntamento. Ma allora voi siete la farmacista tedesca? Sì, farmacista, chirurgo e scienziata. Sì, che scema che sono, me l'ero scordata. Benvenuta in casa nostra, farmacista tedesca. Avete già fatto colazione? No, no, ho passato appetito. Una farmacista in casa, Jacques! Puoi darti una mossa? Il mio Jacques ne sarà felice. Oh, quando felice lui spara. No, beh, che l'hanno attaccato da tutte le parti. Povero il mio Jacques, e non sopporta più nessuno. Spero che me lo guarite così malmesso. Non si direbbe. Ma dico, ma mettetevi a vostro agio, no? Datemi il mantello, via. No. Allora, le valigie, via. Merda! Non toccate valigie. Qui dentro arnesi di mio mestiere, ecco. Dunque, voi permettete che io prepara qui? Come a casa vostra. Dunque, allora io... Capsule di Achillea per emorroidi purulente. Infuso di equiseto per pulire sangue cattivo. Sanguinaccio. Betula essiccata per rantolo cataroso. Ogni giorno mio Jacques dice che sta peggio, ma non si capisce cosa. Pasticche di alchimilla per occhi strabuzzanti. Con cornea cornuta. Dice sempre che non arriverà domani. Sono anni che lo dice, ma poi sta sempre uguale. Enula cialla per venti indestinali. Ce li ho! I libri, questi grandi scrittori, sono i libri la causa dei loro mali. Giusto! Troppa intelligenza fa male, più del tosso. Ah, sì, ma soprattutto certi libri scritti di qualcuno contro qualcun altro. Brava! Quel libro gli toglierà la salute, mio Jacques. Pastiglie di melissa per donne partorienti. Quale libro esattamente? Fa differenza? Certo che la fa. Però non lo dirà nessuno. È un segreto. Oh, sì, segreto medico. Capsule di biancospino contro le caldane. Si chiama Candido. Tombola. Prego. Ecco, brava. Pregate. Perché? Perché guarisca. Da cosa? Dalla candida. Sì, è un'invenzione, vero? Molto grave, che si cura con bacche di ginevro. Noi purtroppo non abbiamo qui dentro, non abbiamo. Ah sì? Eh sì, nell'ottica. Oh, bene, allora io vado a leggere, vado a cercare bacche di ginevro, ma state sicura che lo salviamo, lo salviamo. Dello stivale. Te l'ho già rimessa. Rimessa.
mi si è stroncata la gamba della sedia. Te l'ho già aggiustata. Mi si è bruciato l'inchiostro dentro la lampada. L'inchiostro? Mi si è bruciato l'olio dentro la lampada. Te l'ho già cambiato. Mi si è versato l'inchiostro su tutte le lenzuola. E te l'ho già pulite. Ma che sa, ma che sa. Mi sono venuti i capelli bianchi. Te l'ho già... E io che ci faccio? Ecco, sono solo al mondo. Almeno la colazione l'hai preparata. Formaggio di capra, latte di vacca e pane di crusca. La colazione della Pompadour. Hai dormito un sacco. La terrettura notte bianche, occhi sgranati. Io ti sento russare. Russo, russare, mai. Mentre tutti dormono qui, mentre tutti dormono, tu, il cane, le galline, la vacca, c'è chi conta le capre sopra il soffitto, non le capre, le cose, le crepe sul soffitto, e quello sono io. Hai dato da mangiare al cane? Ancora no. Ancora no. Ancora no. Ancora. 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 Che fai dalla mattina alla sera? Niente. Il cane ha fame, morde, e va bene. Farò io anche questo. Più tardi. Adesso non tengo più Teresa. Questo armamentario chi l'ha esposto? La farmacista? La farmacista, perché non c'è. Se n'è già andata, si vede. Ma sta in giardino, vai a vedere. Vedere. E chi ci vede più ormai? Solo vecchia. Quando spari alle persone, però, ci vedi benissimo. Ma perché devi sempre comunque sta là, nell'olio. Che io parlo di se sei sembrava la frecciatina. Dove sta? Nell'orto, a rubare le mie verdure. Adesso torna. Torna qua. Eh sì. Torna qua. E già. Tu sei. Sì, tu sei. Che ce l'hai con me. Tu ce lo fai apposta. Sì, no, e non è oggi la prima volta, capisci? Perché tu sei la nemica della casa. Ecco che cosa sei. Sì, vieni qua. E ci devo parlare per forza. Jacques, stai un po' zitto e mangia. Mangia, Jacques, tova, mangia, Jacques, mangia, mangiare, Jacques, ma Jacques come fa, ma come mangiare proprio perché devo mangiare. Ho uno stomaco impazzito, capisci? È uno stomaco che mi rifiuta il cibo. Come fa? Io gli mando il cibo da su, lui lo solo guarda così e fa no, vai via. Il cibo torna. Ah.
La fatica di inghiottire. Il tormento di digerire. Potessi digiunare. E allora perché ti ingozzi? Ma non mi ingozzo, ma è poco. Ho due gote di cose, due briciole di quel. Ma perché io, bambino, ma tu sei sempre sapere la cosa, la castrella, nei confronti di quel poco che mangio diventa veleno con te. Diventa colpa veleno, senti, ma che cosa fai? E va bene. Non ne voglio più. E l'hai finita tutta. Sono solo al mondo. Io potrei fare l'infuso con Bacchi. Ah! Voi siete paziente? Non sono paziente. Jean-Jacques Rousseau. E voi siete la strega. Onorata di incontrarvi. Io no. Ma voi mi avete convocata. Io no, c'è chi ha insistito. Donna chiama donna, l'alleanza del diavolo. Oh, e l'uomo cede. L'uomo nasce libero, ma la donna lo mette in catene. Jean-Jacques Rousseau. E l'uomo soffre. Ma se soffre ci si cura, e se ci si cura si guarisce. Scusate, io devo visitare paziente da sopra. Me ne vado. Teresa. Vado a darle gli andevagliari. Teresa. Sì, 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 qua la voce. Teresa. Io non mi faccio visitare. Non occorre visitare. Basta guardare. Ah, sì. Chi ha molta esperienza come me, basta colpo d'occhio e diagnosi pronta. La diagnosi è pronta. Sì. Occhi cerchiati di rosso, naso pallido, mani grigie. Ah! Morbo morboso in atto. Ampsus. Aprite bocca. Ascessi ne avete? Molare basso. Sindromo di depressione. Schiena curva. Schiena curva, su! Vene del collo decisamente gonfie. Riflessi? Oh, ma c'è sofferenza! Ah, scatti di piede destro! Anche di sinistro! Nervi malati! E il cuore? Io stava meglio prima il cuore. Ci vorrebbe il polso. Eccolo. No, non va bene. A occhio, sento che arranca. Sento rumori di vostro stomaco. No. Sarà duodeno? No. Esofago? No. Milza? È la puntina. No, cosa dico nessuno di tre? È un rene. Ma per fortuna ne abbiamo due. Meno male. Urina ne fate? Poca ma spesso o molta di rado? La urina, ma poca ma spesso. E sul retro? Teniamo il capanno degli attrezzi sul retro. Ma no,
questo retro, lo stesso o l'inverso? Ah, l'inverso. Memoria, balbetto, momenti di assenza, giramenti. Oh! Di testa? No. No, no, allora dunque vediamo, ecco, rhododendrum spinosis, in medius stat virus. Ah, e sto così male? Recuperabile. Recuperabile, recuperabile, a peso d'oro immagino. No, 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 non mi interessa, fuori. Come? Voi mi cacciate! Non vi trattengo, Teresa! Ah, va bene, va bene! Voi siete paziente ribelle! Quella è la porta, Teresa! Va bene, me ne vado, me ne vado! Siete come quell'altro! Quell'altro chi? Teresa! Voltaire! Voltaire! Ma che bisogno c'è di dare? Teresa, non è il momento, vai via, fuori! Ma scusa, fuori, ti ho detto fuori, non è il momento! Non fuori! Vai fuori! Cosa c'entrate voi con quel montato? È mio paziente. Ma se scoppia di salute? No, perde i capelli, sospetta alopecia, forse ghigna contagiosa di canini infetti. Ah, c'hai canini infetti? No, canini, canini. Cagnolini infetti. È sicura? Sicurissima. No, dico, lui sicura. No, no, lui non segue i miei consigli come voi. Ah, come me? Sì, mi ride dietro come voi. E il risultato? Tra 6 mesi, forse 7, calvo. Beh, c'è una giustizia. No, 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 solo scienza, solo scienza. La malattia galoppa prima o poi e divora. Io potrei fermarla come per voi, ma se mi si impedisce, se mi si scaccia, allora percorso sempre lo stesso. Quale? Sanatorio, cronicario, lazaretto. Camposanto. Ma io cosa farlo a fare? Io me ne vado di qua. No, no, sì, dove vado? Io vado via. No, 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 sì, ma sì, dove sì, vado? Vada ferma, ferma. Un momento, che fretta avete? Ferma qua, ferma. Mi avete messo un'ansia addosso adesso. Sì, con tutta questa diagnosi. E allora sono preoccupato. Allora, voi che siete farmacista, per il mio caso personale, quale rimedio proporreste? Ecco, dunque, voi presentate tutti i sintomi di chi porta dentro un segreto, un groppo. Ah, sì, eh? Troppi tradimenti, sì, 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 troppe tensioni, sì, troppe offese, sì, troppi inganni. Si fermano tutti qui, sapete, nei bronchi dei polmoni. Poi vanno giù dentro il fegato, poi dentro l'intestino, poi le viscere, e le viscere fanno piano. Come faccio a scacciarli? Ecco, come faccio? Ecco qua, sciroppo di mughetto, 3 cucchiai. E in quanto tempo fa effetto questo mughetto? Ah, dipende dai casi e da quanto voi lo aiutate. Ecco, il mughetto fa effetto solo se voi vi liberate. Ecco, bravo. Prendete mughetto senza timori. No, 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 mangiare no. No, non ne voglio più, mangiare. No,
vediamo, bene, vediamo. Questo Voltaire vi sta simpatico? Lo detesto. Ah, allora non state scrivendo libro insieme? Io scrivere un libro insieme a quel gallinaccio infarinato? Mai! Ho un onore io, ho il mio nome, attenzione, io! Attenzione, se volete guarire, non si mende alla scienza! Ma non c'è nessun libro! Ma io lo dico per voi, perché scrivere un libro, come chiamare questo? Satirico! Nuoce gravemente alla salute. Tutta questa invidia, questo astio, sono veleno per organi interni. Ma se voi non sapete niente di questo Candido, allora come l'ho detto? Candido, mai sentito. Attenzione, non mentite. Ma non c'è nessun Candido. Come si chiama questo coso? No, no, Candido, no, non c'è Candido. Va bene, va bene. Attenzione però, dite la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità. La verità è che di Voltaire non so nulla e non mi interessa sapere nulla. Attenzione, io dico per voi, voi sapete di questo Candido. Ma che Candido state dicendo? Non vi pare che io potrei mai dare a un libro un titolo così, Candido? Sì, 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 io so che voi sapete, perché voi avete preso insieme quella e avete fatto Candido, io lo so che voi dovete fare Candido, sì, Candido, io lo so che voi sapete, dite la verità, spiegatevi questo Candido. Allora voi state scrivendo, eh? Ma che scrivendo, ma mi pare che io possa mai scrivere la storia più imbecille di questa qua, di questo Candido. Ma andiamo, andiamo! Un ragazzino che scappa per il mondo, un castello dove si insegna la filosofia. Che castello è? È la guerra dei bulgari contro gli avari. Gli avari, gli avari, adesso, chi sono gli avari? Ma io mi posso sapere, io non ho letto. Ma mi pare che io Jean-Jacques Rousseau, dico Jean-Jacques Rousseau. C'ho due nomi, Mi pare che io potrei mai scrivere di personaggi più assurdi, con dei nomi assurdi, ecco, Cunegonda, e per Pangloss, e questo Paquette. Ma figuratevi che il servo si chiama Cacambò. Cacambò! Beato lui! Io lo odio, odio, odio! Il Candido, detesta quell'uomo, detesta quel libro, lo odio, odio, lo odio! Non credevo facesse questo effetto. Mughetto fa due effetti. Un portento. Ma mi sento liberato. Bene, bene, allora questi fogli che cos'è? Questi fogli che cos'è? Questi fogli è c'è stata una persona di mia fiducia, è vero che si è introdotta dentro casa di Voltaire. Ho di questo Teresa non sa nulla, mi raccomandate, e a questa persona glieli ho fatti, come dire, rubare, consultare. Anche voi, perché chi altro? No, no, diceva, dispiace se io prende. E farne che? Perché scienziati dice, prima o poi tutto viene buono. Va bene, se viene buono a voi scienziati, prendete pure, perché per me sono veleno, veleno ormai, veleno. Cos'era quella boccia? Pareva che veniva giù la casa. Teresa, che cosa c'è per pranzo? Carote lesse, lascia perdere le carote lesse, stacca il collo a un pollo, spilla del vino dalla botte, che ho fame. Ma lo stavi con un piede nella fossa? Mi sono liberato, capisci? Potenza della medicina. O in quanto a voi non vi azzardate a lasciare Ginevra senza prima essere venuta a salutarvi domattina,
perché voi siete una gran figlia di Ippocrate. Dove vai? Vado in camera mia, vado a comporre un canto. Mi scappa di comporre. E ho tutta la musica qua, qui, perché la musica nasce dalle viscere dell'uomo e della terra, è la natura che crea l'arte. Queste, sì, si possono già sentire le prime note, senti, le più profonde. Non
scrive male questo qui. Ah, va avanti. Oh, sì. Così dicendo, lo prese sotto braccio e camminarono. Camminarono fra i boschi per un quarto di miglio, fino a una casetta fra alberi e cascate. La vecchia bussò e la porta si aprì. Tirò dentro candido per una scala a chiocciola, poi in una camera tutta d'oro. E lì che c'era lei? Lì aspettava, coperta davvero una donna, tremante, maestosa, tutta coperta di gioielli. Levate quel velo! Io? Levate quel velo, ma certo, disse la vecchia Candida. E gli si accostò, alzò il lembo, e quale sorpresa fu! Quale momento! No, insomma, Clementina, ma perché era lei? Cunegonda! Ehi, finalmente dopo tanto tempo! È meraviglioso! E poi rimasero a lungo senza dire una parola, senza forza alcuna. Lo credo. Poi furono piccole frasi interrotte, brevi domande e minime risposte che facevano a gara con le lacrime e i sospiri. Però, ma che bella storia d'amore che ha scritto sto padrone. Va avanti. Sì. Ma siete viva, dunque, chiese Candido. E come finiste qua giù, in Portogallo? Come? Saprete tutto, rispose la fanciulla. Solo quando mi direte cosa ne fu di voi dopo che vi cacciarono dal castello. Ma poi? E poi niente, è finita la pagina. Non tocca Lilla, è mercoledì! Bravo! Mercoledì, fiore di pesca!
sì. Ma io... C'è sventolato sulla cipria? Sì, ma... Ce n'è messo poca! Pardon, madonna, ne ho messo un'infinità! Cipria alla vaniglia! Coi petali di rosa, è mercoledì! Allora, a posto! François, lo sai che Clementina ti ha preso la tua parrucca preferita? Ah, che cara! Clementina! Ah, sì, la colazione è pronta! Sì, madame, sta già tutto nei vassoi! Pardon, madame, nel salone bianco ci sono due ospiti! E chi sono? Uno è in divisa e l'altro ha la tonaca da prete! Ti già! Falli entrare, su! Vai, 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 vai! Vai. Prego, madame. Hai perso qualcosa, ragazzina? Non mi merito nulla? Oh, ma certo, ma che cosa ho in testa? Tieni. Merci, madame. Senti, tu sei la sua cameriera personale di lui? Oh sì, da quando stanno qui, madame. Bene, la vuoi un'altra moneta? Merci, madame. Dimmi, è vero che il tuo padrone sta scrivendo un libro? Oh sì, che è vero, ma è un segreto. Ah, ecco. Si chiama Candido. Ma questo lo so già. Pardon, madame? Di che cosa tratta? Oh sì, dunque, c'è un certo ragazzino che nasce in Francia. Ma non è in Francia, è in un castello in Germania, va avanti. Oh, ma lui sta nella famiglia di un duca. Non è un duca, è un barone. Il barone è potente, la baronessa è una cicciona. Dimmi il resto. Sì, beh, a un certo punto lui viene cacciato, ma non so perché. Ma perché Cunegonda, la figlia del barone, sì. Insomma, Candido e Cunegonda si innamorano, sì. E finiscono dietro un paravento. E si baciano. Di più. Fatto sta che il barone... Oh no, non mi dite che li trova. Certo che li trova. E Candido finisce fuori a calci. Davvero? Davvero. Ah, merci, madame. Prego, signori! Prego! Figliuola, attesa tua all'ingresso è stata fin troppo lunga! Pardon, monsieur! Prego! Quando intende presentarsi questo Voltaire? Presentarsi? Dite piuttosto incarnarsi! Egli è luce, non ha forma umana! Lui appare sulla terra per gli eletti, come Elia sulla montagna! Gli uomini di fama. Grande fama, grande fumo. Sì, ma oltre alla fama e al fumo c'è anche la fame, che sinceramente è avverto e spero che lui non si faccia attendere. Niente di meglio che iniziare la giornata con gli occhi di una dama. Ogni meraviglia all'ombra di Voltaire, anzi alla luce. Oh, che simpatico. Da quale parte d'Europa provenite, madame? Anzi, da quale corte? Ecco, da una corte non troppo nota. E dove si trova? Si trova di là. Di là? E anche di qua. Di qua? Un po' di qua e un po' di là. Ah, indovina, indovinello. Oh, ma come siete simpatico. Ah, i pasticcini. Finalmente, i pasticcini di Voltaire sono proverbiali. Scusate, madame, se mi permetto, ma voi siete in confidenza con il padrone di casa? Ah, certo, moltissimo. Quindi sicuramente saprete di questo... Candido? Non l'avete mai sentito nominare? Non c'era
un San Candido di Trebisonda? Non è questo il caso. Il Candido di cui parlo io è un libro che ancora non è stato pubblicato, ma si dà il caso che qualcuno dei miei confratelli ne abbia sottratto qualche pagina. Anche voi? Perché? Chi altro? No, dicevo, anche voi usate certi metodi. A fin di bene. Oh, naturalmente. Aspetta a me leggere i libri. Prima della pubblicazione, io mi occupo dei tagli. Ah, fate il parrucchiere! I tagli in senso allegorico, metaforico, allusivo. Io tengo i sigilli di censura, l'elenco dei libri proibiti. Oh, allora vi siete divertito a leggere questo Candido, eh? No, io non mi faccio mai trasportare quando leggo. Cerco solo gli errori. Di grammatica? Di pensiero. Io segno con l'inchiostro rosso tutto quello che non può essere lasciato. E il Candido, per quel che ne ho letto io, è diventato tutta un'unica macchia. Rossa! Rossa, sì, sì, sì. Come la fiamma! Mai assaggiata una pasta più soffice. Madonna, provatela anche voi e ditemi se non è vero. Oh, no, no. Prima che entri il grande, voi siete intima del suo salotto. Ah, certo, Perbacco. Allora sapete del libro. Candido? Io sono qui per questo, perché ci dicono che Voltaire si sia schierato contro la guerra e contro i militari. Ora, questo spirito, come dire, pacifista, non si può permettere. C'è una guerra in corso. Oh, sì, certo, ma che cosa ha scritto esattamente? Menzogne pericolose. Per esempio? Che la guerra è un'ingiustizia e che muore solo chi non c'entra. Capite la gravità? Oh, capisco. Che gli eserciti si fanno a pezzi e che non serve a niente. Capite? Capisco. Ha scritto testualmente: gli eserciti sono gruppi di assassini irregolari e per giunta pagati, a cui si permette di buscarsi il pane ammazzandosi a vicenda come i cani. Sono parole sue. Ma questo voi come lo sapete? Detto tra di noi, un colonnello dei nostri, durante una festa, gliela, come dire, rubato? Requisito. Oh, anche voi? Perché? Chi altro? No. Ascoltate. Non c'è pazzia più pazza della guerra. Nazioni come Francia e Gran Bretagna sono state capaci di farsi guerra per due isole ghiacciate verso l'Artico. E la guerra è costata più che tutto il caldo. Capite? Capisco. Ma in tutto questo, dove sta la menzogna? Anche voi, pacifista! Signori ospiti, è con somma gioia che vi annuncio Voltaire! Il vostro sostegno. Pronunciate, Monsieur Voltaire, apriteci una via. Io ho fame, voi no? Con lo zucchero delle Antille. Pardon, madame. Che nervi, che nervi, che nervi.
va al giovedì, oggi è mercoledì, è il giorno di budino, 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 nervoso, no, ma noi due ci conosciamo? No, monsieur, non credo proprio. Io ne sono più che certo. No, vi sbagliate, monsieur. No, io ho sempre ragione. Mi chiamano il dio della ragione. Non siete forse voi la dea della bellezza? E allora ci siamo già incontrati. Sull'Olimpo! Benvenuta a Ferné, divina collega! Buona questa, buona! Peccato che l'ho spiegata qua, in questo contesto. Cavo, come sta il sultano? Il sultano, monsieur? Perché? Non siete musulmano? Gesuita del collegio d'Alsazia. Gesuita! Che sbadato, che sciocco che sono e che mi confondo. Mi perdo, diciamo, mi sfugge la differenza. Dico, tra di voi cattolici e i musulmani, qual è? Ricordatevela. I musulmani, monsieur, sono dei violenti. Ah, ecco. Accecati dall'odio. Ah, ecco. E poi hanno i paraocchi. Pensate, uccidono per religione. Ma non mi dite! Colgo un certo tono sarcastico! Vedi, la perspicacia delle forze armate è una forza! Certo, ci per lui, ci diverte! Eppure io credo che quel vostro sorriso non resisterà tanto a lungo. Ah sì? Lo sapete. Io francamente so solo che ho tanto tanto appetito! Allez, mesdames, messieurs, assettez sur les échelons. Chérie, madame, no, vi vedo in imbevazzo, no, ma ripetatevi, mettetevi a vostro agio, scioglietevi, e tu, iniziate pure il vostro elenco. Quale elenco, monsieur? E non sei, è neofita. Dico l'elenco delle personalità che mi mandano i saluti. Qui usa così. Sì. Avanti, vi ascolto, avanti. Dunque vi saluta il borgomastro di Vienna. Vi cambio. No, mi è antipatico. E allora non vi cambio. Poi. E poi il cancelliere d'Ungheria. No, beve troppo, è nano, puzza e c'è il papuchino. Non vi cambio. Poi. Poi il console norvegese a Saragozza. C'è un console norvegese a Saragozza. No, non c'è più, ma c'era. E vi manda i suoi saluti. Vi cambio, poi. E poi la regina di Danimarca. La regina di Danimarca, cava. Quanti ricordi. Adesso è un po' passatella, ma allora vi cambio. No. Non vi cambio, perché quando gioca bava troppo, bava. Gioca e bava. Tanto di fatica. Quando gioca, bara troppo, perché quello il mio è un vezzo, E poi. E poi il principe di Napoli. Ma non era morto? Sì,
e mi mandi saluti. È l'ultima cosa che ha detto. E cavo estinto, sì. Poi. Ah, poi. Il budino! Allora è vero che le colazioni di Voltaire sono splendide. A me questo mi sta antipatico. È vero, monsieur, che ci sarà un balletto, un concerto, una commedia? Io vado pazza per il teatro? Mi auguro di no! Sicuramente, madame, saprete che il teatro non va d'accordo con la chiesa. I teatranti sono sporchi, privi di principi. Ah, voi dite? Non a caso il Santo Padre l'ha scomunicati tutti. Oh, e la cosa vi diverte? Si vede, madame, che voi gli attori non vi conoscete. Perché voi sì? Purtroppo, io li seppellirei fuori dalla città. Come i cani? Peggio, voi non sapete che teppa siano i teatranti. Io riconoscerei un teatrante a un miglio di distanza. Oh sì, non ne dubito. Sbandati. Uomini, donne, sempre mescolati, mezzi nudi, vivono solo per farsi guardare. Credetemi, madame, gli ultimi. Ma non era scritto che gli ultimi saranno i primi? Ah, colpo di fioretto, E allora è vero, non è una leggenda che Monsieur Voltaire si circondi di suoi pari, menti senza morale. Colpito! E padre, che cos'è? C'è un verdetto di condanna. Nessun verdetto. Ah. E allora? E allora, quando sarà quell'ova, scegliete il legno di ciliegio. Preferisco. Legno di ciliegio, ma sì. Perché? Non so, fosse bruciato vivo. Oh! I secoli bui sono finiti. Ah. Niente più rocchi da decenni. Ah, meno male, finalmente è arrivata una buona notizia. Però è strano, padre. Qualche giorno fa, passando per Aquisgrana, ho visto una grande nuvola di fumo venire dalla piazza principale. Sì, c'erano molte tonache nere, ma non si vedeva bene perché c'era troppa gente. Non era un rogo per caso, vero? È possibile, madame, sì. Ma sicuramente non di carne umana. Bruciavano libri. Oh, ho visto bruciare libri anche in una piazza del Marocco. Ma siete sicuro di non essere musulmano? No, non ci credo. Voi siete troppo divertente. No, no, no. Scusate, padre. No, 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 avete ragione. Mi sono confusa, no? Ora ricordo, sì. I musulmani sono quelli tutti vestiti di nero. E le loro donne portano il velo. Come le suore. Ma la cosa più incredibile è che laggiù, nelle Arabie, i religiosi comandano. Come se qui da noi i preti si mettessero a far politica in chiesa. E invece delle prediche facessero le leggi. Vi prego, madame, potrei offendermi. Ma perché dovreste offendervi? Siete cattolico? O forse no? Beh, non è un caso che verità è sostantivo femminile, Mi genufletto, ma non a voi, a madame, perché alle donne, solo alle donne, permettiamo la verità. Le donne ci insegnano, signori. La natura femminile singolare, la terra femminile singolare, l'acqua, l'aria femminile singolare, la fame,
la sete, la solidarietà, l'amicizia, la maternità femminile singolare, la paternità femminile, talvolta plurale, e la rene, e la gioia, e la tristezza, e la poesia, la filosofia, la ragione, e il suo contrario, padre, la religione, ma anche la saggezza, la sapienza, la scienza, la conoscenza, e le stagioni, la primavera e l'estate, non sono forse le più belle? La bellezza, la sensualità, la passione, la carne, la bocca, la mano che fa, fondamentale, la tavola, la luce, la sera, la notte, la giovinezza e la vecchiaia, ma anche la vita e la morte. Rassegniamoci, signori, che noi maschi qui siamo solo ospiti, perché la creazione è donna come la libertà. Ho finito. Ma come? Anche voi militari concordate che la donna è superiore? Sì, certo, concordo con Voltaire. Monsieur, permettete che sfidi questo signore? Ma prego. Dunque vediamo. L'esercito maschile singolare, il cannone maschile singolare, il soldato, lo stemma, l'onore, il tamburo, il reggimento, il battaglione, l'ufficiale, il fante, il cavaliere, l'artigliere, il bombardiere e poi che altro? Il fucile, l'attacco, l'assalto, l'assedio, lo stupro, l'ostaggio, lo scoppio, il crollo, tutto maschile, singolare. Può bastare? Ma è impressionante, ho una rivale. Dimenticate però la guerra, la più importante, singolare e femminile, e non è un caso che noi, le donne, le portiamo in palmo di mano. Oh sì, ci portate in palmo di mano, ma quando volete offendere un soldato non dite che è una femminuccia, sbaglio? Verità. E un codardo per voi non è una donnetta, sbaglio? Verità. E se qualcuno non ha forza non dite che non ha attributi, sbaglio? Verità, verità. E se è una donna a farsi valere, allora quella lì porta i calzoni. Ma no, io mi ammiro. Basta, mio fondo, quello che conta è lo spirito. Lo spirito è al di là di uomo e di donna. Bravo, è vero, si vede che siete un grande spirito, un grande spirituale. Quando parlo di spirito io intendo dire anima. Allora un vero animale. Signore, ci dovreste un po' più di rispetto alla tonaca e alla divisa. Non dimenticate che siamo in guerra. Ah, credevo che fossimo a colazione. Letteralmente straordinario. Ma non si può accettare. La Prussia ci sfida, sta scorrendo il sangue. In questo momento i nostri soldati muoiono, c'è un'urgenza. E che aspettate allora? Partite! Memorabile! Ma noi siamo comandanti, alle truppe spettano i cannoni e a noi... I cannoli? Posso sentire questi discorsi inascoltabili? Sono stupidaggini, tipica roba da... Roba da donna. E voilà, e vinse la guerra! Madame, io vi ammiro, voi siete veramente straordinari. Cara, voi dovete rimanere qui giorno e notte, soprattutto la notte, senza alcuna limitazione, perché la verità ha il vostro viso, il vostro nome. Pardon, la verità non è un gioco.
Ah sì? No, 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 la verità è un gioco, è anche un gioco delizioso. Io poi adoro i giochi, sono la mia passione. Giocherei da mani a sera, anzi, lo facciamo questa mattina, sì! Facciamo la colazione della verità! Ah, straordinario, che idea che ho avuto! Medaglia sì, allora, d'ora in poi questo salone sarà vietato mentire! Diretta, Clementine, venchi, 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 che ci tesoro, cara, vieni, vieni, tocca a te iniziare. Ma François, ma che senso ha? Che gioco è? È il gioco della verità, devi dire la verità semplicemente, cara. Ecco, allora, rispondi. Quanti amanti hai avuto finora? Lo sai, François, nessuno? E chi ti crede, cara mia? È un gioco, dai! 10? Ho detto solo verità! No, va bene allora! 117! Il-la! Il-la-la! Au visage du poisson. Ah, ma allora io ti batto, ma molti di più, sì. Verità, verità, Ivette, Clementine, anche voi. Che cosa c'entra la servitù? La servitù, cara, è la più spontanea, il popolo che si esprime. Io sono democratico, sono Voltaire, lascia fare. Allora, Clementine, Ivette, Clementine, Ivette, allora, com'è Voltaire? Sa fare da padrone? Tornate subito in cucina. Non prima di aver risposto davanti è un ordine. Oh, ma insieme... Voi siete il migliore! Ma ti ho detto di non mentire! Ma puoi scherzare? Siete avaro, monsieur! Taccagno, eppure spiroccio! Tutte le inventate pur di non pagare! Ah! Ma stai a giocare, brava! Brava! Allora anch'io! I vostri cagnolini! Io li odio, li detesto, li vorrei tutti ammazzare! Re! No! I miei bellissimi cagnolane! Ah! Brava, brava! Intendo, ponete fine a questa miseria! Proviamo, un momento! Un momento! Se a me sia Voltaire piace tanto questo gioco, sì. Allora deve accettare di farsi coinvolgere lui, per primo. Se vi faccio una domanda, risponderete intero? Ma assolutamente! Lo promettete? Ma lo giuro! La verità! La verità! Perfetto! Diteci di... Candido! Pardon, tesoro mio, ha ragione. Ma un'insolenza. Ti prego, cara, ogni gioco ha le sue regole, mai interromperle. Rispondo. Ma non puoi, François, è un segreto, non puoi rivelarlo. Cara, ti prego, mi inchino al gioco. Cosa vi interessa di quel libro? Certe pagine, per così dire... anticlericali. E anche certe altre, per così dire antimilitari. È vero che le avete scritte? Forse. Era il gioco del forse o della verità? Ah, che paura! Mi dà il caso che la divina provvidenza me ne abbia procurato dei frammenti. Guardate. Piace leggere. Sì, 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 sì. Candido, ridotto in miseria, chiese allora aiuto a un prete che sentì predicare sull'amore fraterno.
il prete lo cacciò perché non era dei suoi. Allora bussò a conventi e monasteri, ma nessuno gli rispose. Chiese infine aiuto a un ateo ed egli lo coprì di benedizioni, coperte e cibo. Ah, pensò allora Candido, quanto è lontano il fare dal predicare. Chiacchiere inammissibili. Leggete anche questo. Oh sì, al giovane Candido appena arruolato era stato sempre detto che non c'era al mondo nulla di più eroico che un esercito in guerra. Gli era stato detto che trombe, cannoni e pifferi facevano un'armonia senza precedenti. Ma ora che Candido si trovava al fronte, in piena guerra fra i bulgari e gli avari, si rese conto che era un inferno. Vide i cannoni far poltiglia di 6.000 bulgari e 6.000 avari. L'artiglieria ne spazzò via 10.000 e le baionette non fecero di meno. Più di 30.000 macellati in un baleno. Candido allora pensò bene di filarsela. Vedete, è un chiaro invito a disertare. Candido scavalcò mucchi di morti e di morenti fino a un villaggio dato alle fiamme per rappresaglia. Qui vide morire vecchi crivellati di ferite. Sentì gente mezza ustionata che lo implorava di togliergli la vita. Vide donne sgozzate coi figli in braccio e ragazze che davano l'ultimo respiro appena stuprate da qualche eroico militare. E mentre sentiva l'eco dei canti dall'accampamento, Candido si chiese che senso avesse ringraziare Dio per la vittoria cantandogli il Te Deum con le mani lorde di sangue. Camminò a lungo su un tappeto rosso di sangue, bile, cadaveri e cervelli. Calpestò braccia e gambe e viscere e budella. Fu per lui uno spettacolo così tremendo che maledisse l'esercito degli avari. Ma quando poi passò per altri villaggi, sterminati in egual modo anche dai bulgari, Candido pensò che in fondo un esercito vale l'altro. E sputò su entrambi. Può bastare? No! No! Non siamo più nel Medioevo! E voi lo sapete! Ah, sì. L'età dei barbari è conclusa! Ah. Nessun esercito occidentale si macchia più di questi crimini, di queste torture! L'umanità avanza, Voltaire! E la guerra oramai è divenuta scientifica! E nessuno vuol fare stragi! Voi raccontate favole! Sì. Assolutamente! E se sono favole, perché vi riscaldate così tanto? Questo tono è inammissibile! Noi ci opporremo con tutte le nostre forze alla pubblicazione di questo libro. Sarà bruciato! Ve lo faremo vietare! Parleremo con i generali, con le delegazioni, con i ministri! Voi andrete in galera! Grazie, ci sono già stato. Voltaire! Voi non intendete cambiare neanche una virgola. Beh, in effetti qualche virgola va cambiata perché ce ne sono troppe, Ma le parole no. Quelle vanno bene così come sono. La vostra ultima parola? No. La mia ultima parola, signori, è... arrivederci. Ne pentirete! Avrete il no alla censura! Me lo faremo bruciare! Aspettate, signori! Aspettate! Monsieur Voltaire, è venuto il momento di chiarire. Chiarire? Chiarire! Non c'è più niente da chiarire! Da stamattina il Candido di Voltaire non esiste più. Ecco, appunto, il punto è proprio questo. Avanti, monsieur, svelate il mistero. Mistero? Non c'è nessun mistero. Va bene, allora aspetterà a me farlo. Ma che succede? Mamma dai.
finiamo il gioco. Io sono l'unica che non ha giocato. Non volete sentire la mia verità? Mi sembra questo un momento di scherzare, madame. Ma perché no? La verità a volte può essere molto divertente. Complimenti, monsieur. Complimenti per la splendida commedia. Quale commedia? La commedia di Candido, ovvero il grande inganno. Ma sì, perché la verità è che monsieur non ha mai scritto quel libretto. Il Candido non è di Voltaire. Cosa? Che intendete dire? Che lui non l'ha scritto. Lui l'ha solo copiato, perché il vero Candido è questo. Datemi subito questi fogli, aspetta a me, leggerli per prima. No, non ve li darò mai. Voi come minimo li brucereste. E io non sopporto la puzza di bruciato. Madame Denis, scusate, ho bisogno di voi. Denis? Sì. Voi certamente avrete letto il Candido di Monsieur. Sì. Bene, se io vi leggessi qualche riga di questi fogli, voi sapreste dirmi se sono lo stesso libro? Sì. Ecco, proviamo. Allora, fu allora che gli chiese: siete mai stato in Francia? E la risposta fu: certo che sì. Ho fatto in lungo e in largo tutte le province. In alcune sono tutti matti, in altre tutti delinquenti, in altre ancora tutti sciocchi. E in quelle che restano sanno dire solo barzellette. Sì, è lo stesso. Ma questo è esattamente... Ah, allora, messie, per favore, non negate l'evidenza. Facciamo un'altra prova, madame. Io vi domando, credete forse che fra un secolo i falchi smetteranno di cacciare gli uccelli più piccoli? Certo che no. Mi risponderete voi, perché i falchi volano e cacciano per natura. Allora vi domando, e come si può credere che invece l'uomo sia destinato nel futuro a migliorare, smettendo di mentire, di imbrogliare, di far guerra, di rubare, calunniare, violentare e torturare? È impressionante, le stesse identiche parole. È impressionante. E allora, monsieur, per favore, confessate, voi non avete scritto, avete solo copiato, perché il vero Candido è questo. E voi come ne siete venute in possesso? Ah, in uno dei miei viaggi in Germania, un giovane studente di medicina, un certo Ralph, mi ha portato questo manoscritto di autore ignoto. Ora, monsieur, non vorrà mettere il suo nome su questi fogli, perché monsieur sa bene che la verità che si dice, come diceva mia madre, la verità che si dice è più importante di chi la dice. E a volte per esserci è meglio nascondersi, sparire. È chiaro, monsieur? No, non è chiaro. Ah! Ho capito adesso. Ebbene, confesso, mia colpa. L'autore è ignoto. Oh, allora, padre, avete sentito? Non vorrete prendervela come sia per un libro che non ha scritto? E voi, luogotenente, non vorrete far incarcerare Voltaire quando è risaputo che l'autore è un altro? No, è ignoto. L'autore è ignoto. Sono senza parole. La vostra commedia, monsieur, non è stata per niente divertente. Commedia? Una farsa! Una farsa degna di una fiera di paese! Una farsa che vi costerà molto cara! Non gli piace proprio il teatro, Ma per niente! Ma voi siete stata un portento! Grazie! No, non mi ringraziate! No, 100 volte, 1000 volte, grazie al vostro genio, al vostro talento, a questa vostra intraprendenza! Grazie al caso che vi ha portato qui questa mattina! E se a portarvi qui è stata la divina provvidenza, ebbene, io, Voltaire, sono pronta a farvi gesuita! Oh, non esagerare!
esagerate. Ringraziate piuttosto... Chi? Diderot. Diderot? E cosa c'entra Diderot adesso? È lui che mi ha mandata qui. A spiare? A spiare? E da quando in qua Diderot frequenta le nobildonne? Ma io non sono una nobildonna. Come no? E tutti quei vostri titoli? Ma quali titoli? Monsieur, permettete che mi presenti? Prego. Oh là là. Sì, per favore. Grazie. Ah. Augustine, attrice. Ah, un'attrice. Ma un'attrice. Solo Diderot poteva infilarmi dentro casa un'attrice. Un'attrice che ha finito il suo ruolo. Va bene, allora gioco forza, lunga vita a Diderot, ma anche lunga vita soprattutto ad Augustine. E lunga vita anche a... A chi? A Rousseau. Rousseau! Ma sì, signore, è inutile che vi arrabbiate. È lui che ci ha messo i fogli del manoscritto. Voi volete dire che i fogli che avete appena letto ve li ha dati quell'animale? Animale o no, fa parte della commedia. Ecco allora chi era il farabutto che mi rubava i fogli di sotto il naso. E fosse solo lui. Perché chi altro? Ho fatto proprio la figura del mi devo vendicare, mi vendicherò, sì. Voi mi servite, voi siete attrice, sì. Di scrittura. No, signore, sono stanca, grazie. Silenzio, dovete sapere che quell'animale di Rousseau sta scrivendo un libro contro di me. No. Voi dovete andare a casa sua a guardare cosa scrive, a spiare cosa dice. No, voi siete ma... attrice, sì, vi trasformate, fate i ruoli, recitate, fate pulle sirene, all'equipe, toccia sotto la nicchia. Ma no, signore, basta, no. Io sono stanca perché improvvisare stanca. E anche Diderot sta scrivendo un libro contro di me. Voi dovete andare a casa sua a guardare cosa scrive, a spiare cosa dice. Fate pulicinelli, all'equipa doccia. No, silenzio! Sì. Volete fare qualcosa per me? Tutto quello che volete. Scritturatemi come cameriera. Mai!